Émile Zola, Thérèse Raquin. L'hai visto all'obitorio? Chiese a Laurent senza nominare Camille. Laurent sembrava aspettarsi quella domanda. La leggeva da qualche istante sul pallido viso della giovane donna. Sì, rispose con voce strozzata. Gli assassini sentirono un brivido. Si avvicinarono al fuoco. Stesero le mani davanti alla fiamma, come se un vento gelido avesse improvvisamente imperversato nella calda stanza. Tacquero per un attimo, raggomitolati, accovacciati. Poi Thérèse proseguì sordamente. Dava l'impressione di aver sofferto molto? Laurent non riuscì a rispondere. Fece un gesto di orrore, come per allontanare una visione ignobile. Si alzò, andò verso il letto. Tornò irruentemente, a braccia aperte, avanzando verso Thérèse. Baciami, le disse tendendo il collo. Thérèse si era alzata, tutta pallida nella sua toeletta notturna. Era per metà rovesciata all'indietro, con il gomito poggiato sul marmo del camino. Guardò il collo di Laurent. Sul candore della pelle aveva scorto una macchia rosea. Il flusso sanguigno che saliva ingrandì la macchia, che parve di un rosso ardente. Baciami, baciami, ripeteva Laurent con il volto e il collo in fiamme. La giovane donna allontanò ancor più la testa per evitare un bacio e, poggiando l'estremità di un dito sul morso di Camille, chiese a suo marito: Cos'hai qui? Non sapevo che avessi questa ferita. Laurent ebbe come la sensazione che il dito di Thérèse gli perforasse la gola. Al contatto di quel dito, indietreggiò bruscamente lanciando un debole grido di dolore. Questo, disse balbettando, questo. Esitò, ma non poté mentire. Disse la verità a suo malgrado. Mi ha morso Camille. Rammenti, nella barca. Non è nulla, è già guarito. Baciami, baciami. E il miserabile tendeva quel collo che gli bruciava. Desiderava che Thérèse lo baciasse sulla cicatrice, sperava che il bacio di quella donna placasse le mille trafitture che gli dilaniavano la carne. Col mento sollevato e il collo proteso, Laurent si offriva. Thérèse, quasi distesa sul marmo del camino, fece un gesto di supremo disgusto ed esclamò con voce supplichevole: Oh no, non là, c'è il sangue! Ricadde sullo sgabello, tremante. Con la fronte tra le mani. Laurent restò attonito, abbassò il mento, guardò vagamente Thérèse, poi, tutta a un tratto, con un assalto da belva feroce, le prese la testa tra le mani e la costrinse a portare le labbra sul suo collo, sul morso di Camille. Osservò, schiacciò per un attimo quella testa di donna sulla propria pelle. Thérèse si era abbandonata. Emetteva sordi lamenti, soffocava sul collo di Laurent. Quando riuscì a liberarsi da quella morsa, si asciugò violentemente la bocca, sputò nel focolare. Non aveva pronunciato una sola parola. Laurent, provando vergogna per la propria brutalità, cominciò a camminare lentamente, facendo su e giù dal letto alla finestra. Soltanto la sofferenza, quell'orribile bruciore, l'avevano indotto a esigere un bacio di Thérèse e, quando le labbra di Thérèse si erano stampate fredde sulla cicatrice, aveva sofferto ancora di più. Quel bacio ottenuto con la violenza lo aveva sfinito. Per niente al mondo avrebbe voluto riceverne un secondo, tanta l'impressione era stata dolorosa. Ora guardava la donna con cui doveva vivere e che tremava, china davanti al fuoco, dandogli le spalle. Si ripeteva che non amava più quella donna e che quella donna non lo amava più. Per quasi un'ora Thérèse restò come accasciata. Laurent vagò per la stanza silenziosamente. Entrambi si confessavano con terrore che la loro passione era morta, che uccidendo Camilla avevano ucciso i loro desideri. La fiamma moriva dolcemente, una vasta brace rosa brillava sulla cenere. A poco il calore si era fatto soffocante nella stanza. I fiori appassivano, rendendo languida e spessa l'aria con i loro pesanti profumi. All'improvviso Laurent credette di avere un'allucinazione. Mentre si rigirava, tornando alla finestra a letto, vide Camille in un angolo buio tra il camino e l'armadio. Il volto della sua vittima era
era verdastro e contratto, come l'aveva visto sopra una lastra di marmo dell'obitorio. Restò inchiodato sul tappeto, sentendosi venir meno, appoggiandosi a un mobile, sentendo il suo sordo rantolo. Thérèse alzò la testa. «Là, là!» disse Laurent con voce atterrita. Col braccio teso mostrava l'angolo buio nel quale intravedeva il volto sinistro di Camille. Thérèse, colta dallo spavento, andò a stringersi attorno a lui. «E il suo ritratto?» mormorò lei a bassa voce, come se l'immagine dipinta del suo ex marito avesse potuto sentirla. «Il suo ritratto?» ripeté Laurent, al quale si erano drizzati i capelli. «Sì, rammenti, il ritratto che gli hai fatto tu. La zia doveva prenderlo con sé da oggi. Avrà dimenticato di staccarlo dalla parete.» «Certo, è il suo ritratto.» L'omicida esitava a riconoscere la tela. Nel suo turbamento dimenticava che lui stesso aveva disegnato quei lineamenti spigolosi, spalmato quei colori sudici che lo spaventavano. Il terrore gli faceva vedere il quadro così com'era, ignobile, malfatto, melmoso, esibire su un fondo nero una faccia ammiccante di cadavere. La sua opera lo stupiva e lo schiacciava con la sua atroce bruttezza, soprattutto quei due occhi bianchi che galleggiavano nelle loro orbite molli e giallastre gli rammentavano esattamente gli occhi putridi dell'annegato nell'obitorio. Laurent restò per un attimo ansimante, credendo che Thérèse mentisse per rassicurarlo. Poi, quando distinse la cornice, a poco si calmò. «Va a staccarlo», disse sottovoce alla giovane donna. «Oh, no, ho paura», rispose Thérèse con un brivido. Laurent ricominciò a tremare. A tratti la cornice spariva e lui vedeva soltanto i due occhi bianchi che lo fissavano a lungo. «Ti prego», replicò supplicando la sua compagna, «va a staccarlo». «No, no, lo gireremo verso la parete, così non ci farà più paura».